Presidente, i risultati di lavorare in Abruzzo 3 arrivano paradossalmente il giorno dopo il decreto del governo sulla riforma del lavoro o sull'incentivo al lavoro. Un suo giudizio è quello che ha intenzione di dire la Regione Abruzzo in sede di conferenza delle regioni? Ma guardi, intanto i nostri incentivi sono stati sicuramente più efficaci, sono dotati in maniera direi più consistente e quindi sono sicuramente più apprezzabili da parte del sistema imprenditoriale di quelli del governo nazionale. Io ritengo che quello del governo nazionale sia stata una delusione totale, mi sembra che sia alla base di fondo un'ipocrisia, cioè l'ipocrisia rappresenta il fatto che oggi i giovani non trovano lavoro perché sono giovani, no, in realtà non trovano lavoro perché non c'è il lavoro, quindi il governo nazionale ha strumenti sicuramente per intervenire in maniera più radicale su quelle che sono le condizioni per ridare competitività al nostro paese, la riduzione delle tasse, la riduzione della spesa pubblica, improduttiva, la liberalizzazione di alcuni servizi, un sistema concorrenziale che faccia migliorare le performance delle nostre imprese, le migliori, e quindi una, diciamo così, superamento di quelle che sono delle resistenze, diciamo, corporative che in qualche maniera ingessano il mercato del lavoro, quindi non lo rendono flessibile, almeno come gli altri paesi. Quindi detto questo, noi riteniamo che il provvedimento del governo sia stato debole e deludente, di conseguenza la Regione Abruzzo sa fare di meglio nei confronti del sistema imprenditoriale, noi diamo un contributo maggiore con vincoli diversi e assolutamente più utili per le imprese, e quindi noi continueremo per la nostra strada e non parteciperemo. Questo è un provvedimento del governo che riguarda le 8 regioni del sud, in sostanza le regioni del sud, ma anche l'Abruzzo qualora avesse compartecipato, ma noi con i nostri soldi siamo in grado di fare meglio di quello che ha fatto il governo. Questo sosterremo, e sosterremo che il paese non ha più bisogno di un governo ex democristiano o comunque simil democristiano, i tempi sono assolutamente cambiati, se questo paese si vuole salvare abbiamo bisogno di una svolta liberale e sussidiaria, ma per farla ci vuole un governo che abbia coraggio. Un'ultima domanda, Presidente, lei ha annunciato che lo Svimez sarà qui in Abruzzo per illustrare alcuni dati sull'andamento dell'economia, soprattutto nel periodo 2007-2012. Guardi, lo Svimez è l'istituto più autorevole in Italia per quanto riguarda gli studi economici, soprattutto relativi al mezzogiorno, ed è l'unico che riesce a declinare i dati nazionali sulle economie regionali. E di solito presenta la relazione al Parlamento nel mese di settembre, quest'anno anticiperà in Abruzzo una parte di quella sull'economia abruzzese, che già per dichiarazioni l'anno scorso del Presidente Giannola dello Svimez ha delle ragioni di essere considerata con attenzione, perché nel periodo 2007-2012, cioè dal momento della crisi ai dati del 2012, è la regione italiana che forse ha resistito meglio alla crisi, pur avendo tutti i segni negativi, così come hanno i segni negativi le regioni italiane. Quindi vuol dire che il sistema imprenditoriale abruzzese, la capacità imprenditoriale abruzzese, ma anche le misure che sono state che noi abbiamo adottato anticrisi, se lei consideri che noi per quanto riguarda le misure anticrisi siamo stati considerati anche dal Sole 24 Ore come una delle regioni che ha investito di più in innovazione, ricerca e internazionalizzazione, se lei considera i contratti di sviluppo, se considera il FESR, se considera anche il lavorare 1, lavorare 2, lavorare 3 in Abruzzo, credo che abbiamo fatto la nostra parte per sostenere delle misure anticrisi. La crisi non dipende dalla Regione Abruzzo, ma dipende da un sistema che è andato in crisi, che è internazionale, ma noi la contrastiamo al meglio delle nostre possibilità. Paolo Gatti, assessore al lavoro, i risultati di questo Abruzzo, lavorare in Abruzzo 3, sono eccellenti, ma soprattutto può spiegare una volta per tutte la filosofia che ha caratterizzato il bando, anche per togliere, per sgombrare qualunque tipo di false interpretazioni? No, ma il bando è uno scopo chiarissimo, intellegibile a tutti, incentivare in qualche modo i datori di lavoro abruzzesi a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato o a trasformazioni o incrementi orari. Stavolta abbiamo dato più punteggio a chi più assumeva, quello che conta sono i risultati complessivi che sono, devo dire, straordinari, ci hanno dato una grande mano a difendere l'occupazione in questa regione e mi sembra che, come posso dire, come progetti si siano rivelati molto più incisivi di quelli che sta mettendo in campo il governo nazionale. Sì, lavorare in Abruzzo, paradossalmente i risultati arrivano il giorno dopo il decreto sul lavoro da parte del governo, un suo giudizio? Sul decreto del governo lo trovo molto debole e inadeguato rispetto alle grandi attese che aveva suscitato. Ci aspettiamo molto di più da Roma, ci aspettiamo molto di più da Bruxelles, ma nel frattempo, come al solito, non stiamo con le mani in mano, ma continuiamo con quello che noi possiamo fare, e quello che noi possiamo fare lo stiamo facendo tutto dal 2010.